Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Si è ucciso in carcere a Parma Amedeo Re, il 49enne che era stato condannato per l'assassinio di Fabio De Pandi, di soli 11 anni, ucciso da una pallottola vagante il 21 luglio del 91 a Napoli, durante un conflitto a fuoco tra clan camorristici rivali, i Puccinelli, a cui apparteneva Re, e i Perrella. L'uomo, in carcere dal 2003, si è impiccato nel centro diagnostico terapeutico della struttura parmense. La legge sull'omicidio stradale, a 4 anni dalla prima proposta delle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni e dell'ASAPS, ha ottenuto la fiducia in Senato e ora deve tornare alla Camera per l'approvazione definitiva e le associazioni attendono con ansia un veloce iter per il secondo e definitivo passo. Abbiamo sentito in merito Giordano Biseni, presidente nazionale dell'ASAPS. Ecco il suo commento. Nella mattinata del 10 dicembre il Senato ha approvato con modifiche la legge sull'omicidio stradale, con un maxi emendamento presentato dal governo, il quale prudenzialmente ha posto la fiducia per evitare sorprese, anche perché i nemici più o meno palesi, ma spesso anche occulti, dell'omicidio stradale non mancano. E il provvedimento è passato al Senato, ora però dovrà tornare alla Camera nella quarta rilettura. Questo ovviamente ha un po' infranto le speranze di aver approvato il provvedimento entro la fine dell'anno, però proprio ieri sera come ASAP eravamo presenti a Lobby Hall di Firenze per nella serata dedicata a Lorenzo Guarnieri, c'era presente il sottosegretario Luca Lotti che ha confermato l'impegno di Matteo Renzi su questo versante e il provvedimento lo vogliono portare a casa. In buona sostanza entro probabilmente fra il 20 e 30 gennaio la legge dovrebbe essere approvata definitivamente in aula alla Camera e il discorso si dovrebbe poi chiudere da questo punto di vista. Poi vedremo nell'applicazione della legge quali saranno i risultati, quali saranno i problemi eventualmente che dovessero emergere. Come tutte le leggi sulla sicurezza va applicato il principio della medicina, solo dopo la cura si capisce se era efficace. Vandali in azione a Riccione, dove sono state danneggiate le colonnine arancioni che a rotazione contengono gli autovelox installati dalla Polizia Municipale. Nel caso specifico si tratta delle strutture di Viale Venezia e di Viale Flaminia. Il primo era stato montato la settimana scorsa. I teppisti hanno divelto lo sportello dei boschi e non contenevano la strumentazione. Cesena è uno dei comuni italiani più virtuosi nel campo della lotta alla corruzione, lo sottolinea un'indagine sui piani di prevenzione nei comuni capoluogo di provincia condotta da Sistema Susio. La città malatestiana è uno dei 9 comuni che meglio attuano gli strumenti di prevenzione della corruzione e le norme sulla trasparenza. Ecco il commento del primo cittadino di Cesena, Paolo Lucchi. È uno dei temi attorno ai quali c'è grande attenzione da parte dei cittadini e anche degli amministratori, perché oggi amministrare significa fare molte cose, ma certamente sempre rispettare le regole. Il piano anticorruzione è quello che ci permette di avere una procedura precisa di controllo dello svolgimento delle gare d'appalto da un lato, ma anche dei passaggi interni agli uffici. Essere tra le 9 realtà virtuose a livello nazionale significa essere un comune che lavora con serietà, con trasparenza, che ha amministratori che possono dormire sonni un po' più tranquilli, poiché da noi le procedure di carattere amministrativo vengono gestite con grande capacità. Abbiamo visto purtroppo molti casi nazionali nei quali per alcuni comuni sono accadute delle cose diverse. Direi che per gli standard che abbiamo rispettato sino ad ora a Cesena questa opzione per noi è molto lontana, in realtà è impossibile. Vasta operazione di controllo dei carabinieri del NAS di Bologna in una 30 di negozi che vendono articoli natalizi nelle province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì Cesena e Rimini. Sequestrati puntatori laser e 20.000 prodotti di importazione cinese, tra cui decori, luminari, accessori per cellulari privi delle indicazioni in italiano sull'etichetta, per un valore di oltre 50.000 euro. Sono stati denunciati 3 cittadini cinesi ed elevate multe per un totale di 20.000 euro. È stato presentato in Regione l'accordo tra l'ente stesso, l'ente ferroviario italiana, Trenitalia e TPR per migliorare l'offerta e la regolarità del servizio sulla linea Bologna-Porretta. Saranno fatti interventi lungo la ferrovia e sugli impianti di linea, una serie di miglioramenti in alcune stazioni e a fine marzo 2016 entreranno in funzione 2 nuovi treni Stadler per un investimento complessivo nei prossimi 3 anni di oltre 20 milioni. Allora sentiamo in proposito cosa ha detto l'assessore regionale trasporti Raffaele Donini. Partiamo subito con un piano di interventi che guarda la manutenzione ordinaria, straordinaria, 2 nuovi treni Stadler entro marzo 2016, interventi su tutte le stazioni riqualificandole,
e ovviamente anche a interventi che riguardano la puntualità e l'affidabilità dei treni. È un piano di interventi di oltre 20 milioni di euro, il 60% dei quali nel 2016, che ieri abbiamo condiviso con RFI, Trenitalia, Tiber, Fer e ovviamente presentato al territorio. La Guardia Costiera di Cesenatica e la squadra mobile della Questura di Forlì hanno sgominato nella notte tra mercoledì e giovedì una banda dedita al mercato nero del tonno rosso, da tempo indicato come specie ittica a rischio estinzione e sottoposta a quote di prelievo. Il gruppo faceva capo ad un diportista di Savio di Cervia nel Ravennate, il quale, con il concorso di almeno un suo concittadino, prendeva contatti con noti ristoranti della Riviera per rifornirli del pregiato prodotto a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, ma senza l'accompagnamento di alcun documento di trasporto e commercializzazione e senza il minimo controllo sanitario. Il pescato, oltre 150 kg di tonno rosso, è stato sottoposto a sequestro e venduto poi all'asta al mercato ittico. Sono stati sanzionati sia il pescatore sportivo di Cervia sia il ristoratore di Cesenatico per un totale di 8.000 euro di sanzioni. Le regine della neve dell'Emilia-Romagna, Cerreto Laghi, Monte Cimone e Conno alle Scale sfileranno sul piccolo schermo, raccontate dal volto italiano più celebre delle previsioni meteo, Andrea Giuliacci, e dai suoi collaboratori del centro Epson Meteo. Da martedì 15 dicembre su TGCom 24, al termine del meteo, andrà in onda uno spot della durata di 40 secondi che promuoverà la vicina montagna dell'Emilia-Romagna. Vediamo il servizio. C'era una vecchia canzone che diceva al centro esatto della musica, l'Emilia-Romagna ormai è al centro esatto della neve, perché negli ultimi tempi con Tomba, adesso con Razzoli più recentemente, Ski Pass organizzata a Modena, le nostre stazioni sciistiche sono sicuramente le più attrezzate, ormai in Italia sono diventate il punto di interesse per i turisti, famiglie, ma anche appassionati dei circuiti e le piste. Ci attendiamo l'ingrediente principale, che è quello della neve. Le nostre stazioni sono alcune pronte, alcune no, perché le altalenanze climatiche non hanno ancora definito bene quali sono le aperture. Però sappiamo che il Cimone è pronto, con le scale pure, il Cerreto sta attendendo di poter innevare le piste. E noi abbiamo concepito questa operazione mediatica proprio per valorizzare le nostre 15 stazioni invernali, con gli oltre 200 km di piste da sci alpino, 230 di sci di fondo, proprio per dare visibilità e per confermare l'impegno della Regione Emilia-Romagna a valorizzare i territori e i diversi prodotti turistici. Riteniamo che in questa regione ci sia la possibilità di potenziare ulteriormente il turismo in Appennino, di cui il comparto della neve, il comparto invernale, è solo naturalmente una parte, ecco, delle enormi potenzialità che questo territorio appenninico può mettere in campo nel mercato turistico. E quindi questo spot rientra nella strategia che abbiamo inaugurato recentemente come Regione Emilia-Romagna di potenziamento dell'offerta turistica dell'Appennino, e voglio ricordare anche l'incremento delle risorse che abbiamo messo a disposizione sia dei soggetti pubblici che dei soggetti privati per la gestione e il potenziamento degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento artificiale, che naturalmente sono fondamentali per consolidare questo tipo di prodotto. Anche quest'anno i donatori di sangue di ADVS Ravenna Onlus scendono in Piazza del Popolo con il villaggio di Natale. Da domani fino al 6 gennaio sarà aperta la tradizionale accogliente casetta di legno con vin brulette, caldo, panettoni dolci, ma anche tanta musica, gadgets e palloncini colorati per i più piccoli. Sempre domani comincia il ricco programma di eventi organizzati da ADVS per animare la piazza centrale della città e per avvicinare sempre più gente al gesto della donazione di sangue. Il primo evento è già in programma domani pomeriggio con la pedalata Telethon in collaborazione con FIAB e Lega Ambiente, mentre l'evento clou è, come sempre nel pomeriggio dell'Epifania, l'estrazione della lotteria della Befana, che quest'anno mette in palio come primo premio una Ford Fiesta 1.2. Verrà inaugurata domenica pomeriggio all'interno dell'ospedale di Ravenna una sala adibita appositamente per conversazioni con autori e artisti, un luogo speciale per far incontrare i degenti, i loro familiari, il personale sanitario, con scrittori, poeti, artisti e pensatori. I padrini dell'evento saranno Giancarlo Cattaneo, Mario De Santis e Maurizio Rossato, ovvero le voci di Radio Capital, con lo spettacolo Parole Note, uno degli esperimenti più belli del panorama italiano, che unisce parole, musica e immagini. Ci spiega tutto lo stesso Cattaneo. Credo sia un evento, se non unico, sicuramente il primo o tra i primi,
e non a caso è stato scelto un nome molto particolare, Rianimazioni Poetiche, e credo ci sia la giusta attenzione nei confronti di chi purtroppo è lì in un luogo di sofferenza. La parola può tanto, io con la parola chiaramente ci lavoro ed è il mio pane, e è uno strumento potentissimo. Per quanto mi riguarda, ovviamente, lavorando alla radio è l'unico strumento, perché attraverso la parola riusciamo a evocare concetti, immagini che possano balzare alla mente. Chiaramente nel momento in cui c'è uno spettacolo dal vivo che si avvale della parola, sì, ma anche dell'arte della cinematografia, perché saranno poi proiettate alcune scene di film pertinenti poi all'argomento che andremo a trattare nell'evento in questione, e anche musica, perché il binomio da sempre, insomma, di questo progetto che è Parole Note è quello tra la musica e la poesia, quindi la tradizione della poesia alla musica, che è una musica elettronica, chiaramente non da DJ set da discoteca, bensì sonorità sicuramente che possano avvicinare tutte le fasce d'età e anche i giovani. Infatti i giovani rappresentano una grandissima e graditissima sorpresa per noi ogni qualvolta li troviamo molto presenti durante i nostri spettacoli dal vivo. È un modo per noi vincente, che sicuramente ci dà tantissima gratificazione, da diverso tempo lo facciamo, per avvicinare i giovani non soltanto alla poesia e in generale alla cultura. Saranno consegnati domenica pomeriggio all'Hotel Corallo di Riccioni i riconoscimenti ai vincitori del terzo premio internazionale Foto e Video Italian Liberty, organizzato da ITM Art di Torino e diretto da Andrea Speziali. Il premio ha inteso e intende appassionare i giovani al progetto culturale che rientra nell'iniziativa Italia Liberty, nata con l'intenzione di censire il patrimonio architettonico della penisola tra fine 800 e inizi 900. Numerosissime le foto in concorso, 821 partecipanti su 1028 iscritti, un autentico patrimonio che ha consentito di portare alla ribalta diversi luoghi ispirati all'Art Nouveau, ancora da riscoprire nella loro bellezza. Oltre alla premiazione delle 20 migliori opere in gara, selezionate da una prestigiosa giuria di esperti guidata da Vittorio Sgarbi, la serata prevede poi la proiezione delle immagini dei filmati vincitori, intermezzi canori, la consegna di un prestigioso dono ai vincitori e un omaggio a tutti i partecipanti. A seguire una visita guidata nei villini Art Nouveau della città con l'auto d'epoca appartenuta ad Al Capone. Ed ora un'occhiata alle previsioni del tempo per questo weekend con la collaborazione con il servizio meteorologico ARPA dell'Emilia Romagna. Il tempo in questo weekend sarà in linea con l'andamento meteo della settimana, con cielo sereno nel corso delle giornate e nebbie e nubi basse in pianura al mattino e nelle ore serali e notturne. Domenica pomeriggio sono probabili locali e deboli precipitazioni sul settore occidentale, a carattere nevoso sopra i 1500 metri. In leggero aumento le temperature, soprattutto nella giornata di domenica, quando le minime arriveranno fino a 7 gradi e le massime a 11. I venti saranno deboli e variabili, il mare quasi calmo. Non ci sono altre notizie da aggiungere in questa edizione del nostro telegiornale. Io vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì, sempre alle ore 20.